Bella a tutti ragazzi, qui è GabelDark98 e oggi siamo qui con un video speciale. Questo è un video, sì, speciale, dove vi mostrerò le novità di Foot. Le novità di Foot, cioè nel senso che ieri sera, verso le 22, 22 e mezza così, è stato rilasciato un aggiornamento dalla EA Sports, dove dicevano la cosa principale è che non si può più shoppare. Hanno fermato finalmente questa cosa dello shop, che a mio riguardo sì, è una cosa giusta in parte. È giusta in parte perché, ora vi faccio vedere, aggiungendo questa cosa, i prezzi sono crollati in un modo clamoroso. Per esempio, vi faccio vedere la mia rosa. Esatto, io avevo all'incirca 2 milioni, 2 milioni e qualcosa. Se i prezzi dei giocatori non si abbassavano, per esempio, non potevo mai, cioè non è che non potevo mai, non mi andava mai di spendere così tanti soldi per questo giocatore, che ora vi faccio vedere pure la biografia, che tra l'altro mi ha fatto 2 partite, 9 gol, quindi potete capire quanto cazzo è forte, perché è troppo forte questo giocatore. E in pratica cosa hanno aggiunto? Hanno limitato la vendita dei giocatori. Qua su WebApp ancora non è stato fatto niente, premetto che non è stato fatto ancora nessun aggiornamento, però sulla Play sì, lo potete controllare anche voi. Facendo come? Allora, trasferimenti. Lista trasferimenti. Facciamo un esempio. È così, non è che... questo giocatore sicuramente farà prezzo iniziale 150 e vi imporrà prezzo compra ora non più di 5.000, cioè voi non potrete vendere questo giocatore a più di 5.000. E questo ovviamente ha impedito a tutti coloro che shoppavano di shoppare, appunto. E sì, ho detto, quanto riguardo, è una cosa giusta, però in parte, perché limita certi giocatori. Per esempio, se io avevo fino a ieri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fino a ieri quanto creò, vedete, 13 milioni, ora vale sui 6, 7, cioè tu non lo puoi vendere più di 6, 7, è impossibile, anche se diciamo vale di più, ma non lo puoi vendere più di quel prezzo. E appunto per i bimbi minchia, shopponi, papà dammi carta di credito che voglio comprare i crediti, voglio vincere con le squadre forti, è stato impedito questo. Ed è una grandissima cosa perché incontravi in divisioni quello con Cristiano Ronaldo blu, Messi blu, tutta la squadra blu, normale che poi era più forte di te. Certo, poi ti capita anche proprio lo scarsone di turno che viene e non riesce proprio a batterti perché fai veramente schifo anche con Cristiano Ronaldo e Messi fai schifo. E ragazzi, niente, purtroppo questo video è finito. Lasciate un like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti!